Salve a tutti e benvenuti nel canale di Pensioni e Aggiornamenti. In questo video parliamo di Covid e quarantena con una brutta notizia. Infatti per il 2021 niente malattia per quanto riguarda l'INPS. Vediamo tutti i dettagli in questo video. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente tutto gratuito. Arrivano purtroppo brutte notizie da parte dell'INPS. Con la nota 2842 del 2021, l'Istituto di Previdenza Sociale ha annunciato che per quanto riguarda il 2021, in assenza della previsione di uno specifico stanziamento dei fondi, le prestazioni di malattia non potranno più essere riconosciute. Per quanto riguarda la tutela per i lavoratori fragili, leggiamo nel messaggio, si procederà ugualmente a riconoscere la prestazione nel limite degli importi che sono stati stanziati, ovvero la cifra di 663,1 milioni di euro per quanto riguarda l'anno 2020. Per l'anno 2021, dato lo stanziamento disposto per la tutela, sono pari a 282,1 milioni di euro. La prestazione verrà riconosciuta per gli eventi fino alla data del 30 giugno 2021. E anche per oggi è tutto, se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.